Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots. Oggi vi porto un nuovo gioco. Come vi ho detto nel vlog, questo fa parte dei giochi che volevo portarvi a farvi vedere, insomma, durante il sabato, la domenica e i weekend vari, e si chiama Battle Brothers. So che lo sta portando anche Andrew, quindi vi consiglio di guardare ovviamente anche la sua serie. Questo per me sarà solo un Lex Explore veloce, diciamo. E giusto per presentarvi il gioco, poi se vi piace magari faccio una serie anche io in futuro. Allora, cos'è questo gioco? Un gioco in cui bisognerà gestire una compagnia mercenaria in un gioco generato proceduralmente. Iniziamo subito a guardare un attimo. Allora, innanzitutto vi consiglio, se capite l'inglese, di guardare tutorial videos se avete intenzione di comprarlo, perché sono fatti bene direttamente dagli sviluppatori e insomma, capite un attimo come si può giocare. Qua bisogna creare la nostra icona, possiamo sceglierne una a caso, tipo, non lo so, quella dei crociati di Gerusalemme, questa. Poi facciamo difficoltà beginners, late game crisis, quindi la crisi che ci sarà a fine gioco, un po' come quella di Stellaris. Lasciamo random, tanto non ci arriveremo di sicuro adesso. E qua che facciamo l'impero crociato, no, dai, facciamo i boiardi. Boiardi. Che non c'entra assolutamente nulla con questa roba, quindi cerchiamo qualcos'altro. Questi qua sembrano un po' boiardi, perché dai, sembrano un pochino cavalieri dell'est. Va bene, start. Ah, qua potete scegliere il tipo di mappa, ovviamente dovete copiarlo se volete farlo uguale al mio, o uguale a quello di altri, o cercare sui forum mappe particolari, e ora vi spiego il perché. Allora, la mappa è tutta generata proceduralmente, questa parola che ora va tanto di moda significa che hanno messo dei determinati tipi di cose e si generano a caso, cioè non è che c'è una logica, cioè c'è una logica con cui vengono creati, ma non sono mai uguali una all'altra. Allora, il gioco inizia sempre così, c'è stata l'ultima battaglia, eccetera, eccetera, abbiamo perso molta gente e ora ci buttiamo subito dentro un combattimento, che è questo. Noi siamo in 5, adesso siamo già diventati 4 e probabilmente diventeremo 3 perché funziona così. Un piccolo spoiler. Sostanzialmente dobbiamo andare contro questo che è il tizio che dobbiamo uccidere, Odgar the Wills. E noi abbiamo questi tre tipi. Noi dovremmo essere lui. Credo che lui sia tipo il capo. E gli altri due sono gli altri. Allora, questa qua è la mappa di gioco, diciamo, per quanto riguarda il combattimento. E vedete che i nemici sono disposti, sono questi tre, sono disposti tutti che guardano verso sinistra, mentre noi siamo quelli che guardano verso destra, anche qui sotto. Adesso loro hanno già finito il loro turno, quindi non si vede, però questo qua indica a chi tocca, a che personaggio tocca, e potete capire chi è anche in base a che cosa sta guardando, cioè se guarda in questa direzione, quindi a destra, siamo noi. Dall'altra parte sono i cattivi, brutti, puzzolenti. Allora, ci sono una serie di indicazioni particolari come i punti movimento, i punti fatica, quando siamo troppo stanchi dobbiamo riposarci sostanzialmente. Il morale, adesso siamo abbastanza messi bene, nonostante abbiamo appena subito due morti. Poi abbiamo l'armor del corpo, quello della testa no, la vita, questo è quello che è. E vediamo un po', questo qua è quello che possiamo fare uno shoot bolt. Proviamo a colpire questo, abbiamo una probabilità del 60%, questo qua ovviamente è più bassa perché è più lontano, quindi proviamo subito a colpire questo, l'abbiamo mancato. Ora possiamo fare un'altra mossa, possiamo ricaricare, questo qua costa troppo perché non... No, semplicemente dobbiamo ricaricare, quindi finiamo il turno così. Ora tocca a questo tizio, ci possiamo spostare qua e possiamo provare già ad attaccarlo. Allora, abbiamo Split Man, cioè tagliamo il tizio in due, poi Round Swing, che lo colpiamo forse più con possibilità, ma attenzione che facciamo danno anche ai nostri amici vicino, o se no gli rompiamo lo scudo. Non ha lo scudo, quindi credo che non abbia senso. Facciamo Split Man su di lui. Ecco, vedete, gli abbiamo anche fatto un nuovo taglio di capelli, quindi vuol dire che l'abbiamo colpito in testa e gli abbiamo fatto un male cane. Allora, spostiamo questo in questa zona, così tra l'altro lui sarà circondato. Lui ha uno scudo, quindi possiamo proteggerci da questo. Però io direi che magari finire questo tizio può essere più interessante. L'abbiamo quasi ucciso. Ora, noi abbiamo uno scudo. Ci può aver colpito. Ecco qua, vedete chi tocca. Ora tocca lui, che è scappato. Tocca ancora a noi. Allora, adesso, se provo a colpire questo, lui si è messo davanti e lo colpiamo. Questa è una cosa che si può imparare. Quindi deselezioniamo il tipo d'attacco. Ci mettiamo magari qui. Ogni spostamento di casella costa 2 punti di movimento.
Quindi ci spostiamo di magari anche due. Va bene. Questo ci dà abbastanza potenza per attaccare. Ucciso, perfetto. Ora tocca ancora a lui, non può fare niente, quindi diciamo finiscila qui. Tocca al nostro amico Fritz. Allora lui diciamo di fare shield. Questo qua non ci interessa. Buttarlo indietro non ci interessa. Attacchiamolo direttamente, tanto lui non ha difese. L'abbiamo mancato perché siamo sfighetti. Tocca a me ancora. Riproviamoci. Ci ha colpito lui in difesa. Avanziamo di uno, adesso lui ha un malus perché è circondato, tra virgolette. Allora, se ora dovessimo fare questo, vedete che esce una spadina rossa sul tizio, nostro amico, che ha un occhio fracassato ora. Quindi non è di certo la cosa migliore da fare. Rompergli lo scudo, come vedete, non ce l'ha. Lui comunque ha il morale che sta per andare a pezzi, quindi cerchiamo di tagliarlo in due. L'abbiamo mancato, che sfiga. E ci ha colpito. Siamo un po' sfortunati in questa fase. Proviamo ad andare avanti con lui. Dunque, un'altra cosa che possiamo fare con questo è spostarci dietro le linee. E dietro le linee non possiamo colpire i nostri amici. Certo è che ora però non abbiamo possibilità di fare nulla perché nello scorso turno non abbiamo ricaricato. Quindi, buonanotte. Adesso niente, stiamo qua e vediamo di finirla. Allora, proviamo. Anzi, io farei uno shield block che tra l'altro dovrebbe dare difesa anche a quello di fianco a noi e poi colpiamo. Siamo riusciti a fare un po' di danno, non tantissimo. Qua continuiamo a fare lo splitman. Ancora siamo sfortunati, incredibile. Va bene, è finito il turno. Qua abbiamo subito una ferita, stiamo sanguinando. Attenzione, questo qua rischia di crepare. Allora ricarica e colpisci. Ok. Vedete che da questa distanza sono andato un po' forte, magari non si è visto. Comunque non l'abbiamo colpito. Adesso magari sto spiegando troppe cose tecniche in questo primo video, ma diciamo che il gioco è abbastanza complicato, ma non. Anzi, offre una buona sfida. Complicato è la parola sbagliata. Cioè, ci sono tante cose da tenere a mente, ma sono cose che magari nella prima oretta di gioco imparate, poi diventano abbastanza automatiche, a mio avviso. Allora, sentite, uccidiamolo. Ce l'abbiamo fatta, questo qua è il risultato, statistiche. Allora, questa è l'esperienza che abbiamo preso. Questo è il numero di morti che abbiamo fatto. 2. Questi quanto danno abbiamo fatto. Danno subito. Addirittura 130, tantissimo. Che comprende anche il danno all'armatura. Poi c'è il loot. Ovviamente ci pigliamo questa mannaia. Ecco qua. Live. Ok. Vabbè, questa qua è la missione. Un mio capitano, eccetera. Ovviamente adesso in questo Let's Explore non vi faccio vedere tutta la lore, guardiamo un attimo com'è il gioco. Allora, questa è la battaglia, adesso non è che sono così a casaccio. Questa qua è la mappa che vi dicevo generata proceduralmente. Ci sono, da quello che ho capito, quattro imperi. Ed è sempre così, a sud c'è una specie di deserto, poi c'è una zona temperata, temperata verde, temperata steppa, diciamo. E poi le montagne. Ci sono circa quattro regni, non si capisce se sono in guerra o meno. O comunque per ora non ve lo dico perché non lo so. E adesso noi ne vediamo tre in questo momento, forse ce ne sono solo tre o solo quattro, non si sa. Questa è la mappa con i vari villaggi, anche questi sono generati in maniera procedurale. Vedete che ogni villaggio ha. Sono vari tipi di villaggi. Per esempio, questo qua è fortificato e quindi è un villaggio militare. Questo qua è un villaggio normale, con varie cose. Questo qua ha delle rovine. Questo qua invece ha un negozio di arceria, quindi probabilmente troviamo qualcosa che migliora, magari le frecce costano poco, eccetera. Cosa interessante in questo gioco è anche l'economia, adesso ve la faccio vedere. Questi qua sono i vari villaggetti del primo regno dove siamo, questi sono altri. Per esempio qua c'è Woodcutter, significa che. No, Lumber Camp, vabbè, insomma, avete capito. Qui dentro vuol dire che si trovano magari dei legni che costano di meno e cose di questo tipo. Allora, qua vi faccio vedere velocemente un attimo tutti i tastini così capiamo cosa sono. Ci sono le corone che rappresentano sia il tesoro che abbiamo e se andate su col mouse vi dicono quanto stiamo spendendo al giorno per i vari mercenari. Allora, noi abbiamo una compagnia di mercenari composta da tre persone attualmente e credo che uno di noi sia il capo o io sono il capo in un ufficio lontano che non combatte. Praticamente non l'ho ancora capito questa cosa, però non è che sia così importante. Comunque abbiamo tre tipi che dobbiamo pagare. Quindi qua c'è il loro salario giornaliero e ci dice che a questo ritmo stiamo 75 giorni in giro. Poi abbiamo le provviste che durano ancora per 8 giorni.
i vari tools che sono gli utensili che servono per aggiustare armature e varie cose, le frecce per chi può sparare le frecce, le medicine, questa è l'ambizione che non abbiamo ancora. Qua si può vedere il giorno, si può velocizzare tutto, attualmente siamo in pausa, siamo di notte. Questo qua appunto è invece quello che riguarda il nostro squadrone. Abbiamo l'inventario comune, l'inventario di ogni singola persona, quindi vedete qua cosa possiamo fare. Per esempio abbiamo trovato una mannaia che ha una mano, possiamo magari metterla qua e dirgli tu adesso fai così e dare a lui, mentre che lui ha un'arma a due mani, mettergli questa e potenzialmente dargli uno scudo successivamente. Queste sono un po' tutte le opzioni che abbiamo. Comunque, qua si troveranno ovviamente tutte le varie cose, si possono selezionare tutte le cose, solo alcune, dirgli di metterle in ordine, eccetera, eccetera, e si possono vedere soprattutto le caratteristiche di ogni personaggio, come chi è più portato ad attacchi dalla distanza, quindi lui, Alder the Loyal. Ovviamente c'è il nome e il titolo, credo che basta cliccare per cambiarlo. Ha due stelline, vuol dire che diventa più bravo nel futuro come arciere. Questo qua invece è portato a menare le mani. Lui invece non ha nessun istinto particolare, però sembra che la sua vita aumenti più velocemente, quindi potremmo farlo diventare una specie di tank. E questi sono i vari invece equipaggiamenti che possiamo dargli, quindi qualcosa per il corpo, se no va in giro nudo, qualcosa per la testa. Ecco qua, anche lui c'ha il pizzetto bello. Poi abbiamo quello non è il pizzetto, è la frangia. Abbiamo lo scudo, ovviamente, e anche altre cose, come per esempio le bende che possiamo mettere qua come utilizzo in battaglia e gli danno ovviamente la possibilità di curarsi in battaglia. Poi abbiamo, oltre a tutte queste cose che si capiscono abbastanza facilmente, non sto a dirvele io, questi che sono tutti i vari simboli. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo tirare una mannaia, possiamo decapitare. Possiamo rompere lo scudo, possiamo creare un muro di scudi, possiamo curarci perché abbiamo messo le bende, se le togliamo vedete che van via. Questi qua sono i suoi tratti principali. I tre tizi iniziali hanno companion, che sono insomma i tre fondatori del gruppo, dei Battle Brothers. E questi qua, diciamo, è il loro morale in questo momento. Vedete che sono tutti gialli perché sono tristi. Comunque, visto questo, poi cosa abbiamo ancora? Cose particolari, ecco, questo qua serve per creare un campo per curarci. Adesso la nostra missione, che è qua per i boiardi, è tornare in questo punto. Quindi muoviamoci qua, togliamo la pausa e lui inizia a camminare. Allora cercherà di raggiungere la strada perché sulla strada si va più veloce. Una volta che raggiunge la strada è anche più sicuro, non si trovano più nemici. Vedete che la velocità è aumentata di parecchio. Ci possiamo muovere, andare in questo paese e vedere un attimo come è fatto il suo interno. Ok, siamo tornati qua, quindi ci dovrebbero pagare, e però dicono, cavolo, non hai ucciso quel tizio là, quindi non ti pago, giusto? Allora noi possiamo dire, ti do 400 corone, ah, forse è lui il capo, sicuramente sì, è questo qua il capo perché sto parlando con lui, quindi diciamo, certo, vogliamo finire il lavoro, uccidere Hoggard, così ci dai 400 corone. Perfetto, allora, prima di tutto, entriamo dentro questo villaggio e vediamo come è fatto dentro. Allora, un villaggio di pescatori, quindi qua c'è il porto. Porto dove possiamo salpare per andare ad altre parti. E in altri villaggi ci sono il tizio che vende il formaggio delle pecore, quello che vende il legname, quello che produce armi, quello che produce armi da tiro, quello che produce armature. Questi qua sono posti specializzati dove le cose costano di più. Questi qua invece sono i nostri averi, ecco. Qua possiamo cliccare su due cose interessanti in questo villaggio che sono qua dove possiamo prendere altri combattenti e qua viene indicato quanto ci costeranno al giorno e quanto costano. Ci dicono anche per esempio che questo era un monaco, questo qua era un pescatore probabilmente, Graveler, sì, infatti era un pescatore. Poi questo qua che era un tipo un senzatetto, questo qua che era un pescatore. Ma questo qua cos'è che vuol dire? Ah, uno scavatore di tombe, ecco, scusate, ho visto l'immagine e ho detto, beh. Comunque abbiamo dei pescatori e uno scavatore di tombe e un reietto della società. Mentre qua abbiamo il marketplace dove possiamo comprare cose che ci sono in questo luogo. Ecco, qua si vede l'economia nel gioco, ovvero guardate qua, per esempio, qua ci dice che il grano ha un valore base di 50, ma in questo posto ce lo vendono a 53, perché probabilmente è un posto in cui il grano ce n'è poco, ma magari c'è tanto pesce, il cui valore è 70, ma qua ce lo vendono a 71.
Se noi per esempio andiamo con questo pesce, lo compriamo qua e andiamo, non lo so, qui in mezzo alle montagne, probabilmente il pesce qua ce lo comprano a un valore più alto. Quindi in teoria si può fare magari questo tipo di economia, anche se ovviamente il gioco non è incentrato su questo. Allora noi ci andiamo a prendere magari una squadra da 6, voglio di sicuro un pescatore. Vediamo un po', ci sono dei tratti particolari tra questi, non ci dice nulla. Ok, qua ci sono tutte queste spatafiacche, se volete leggetevele pure, mettete in pausa, in cui vi dicono un attimo cos'è stata la storia dei vari pescatori. Noi mi prendo questo perché ha la barba, o questo qua che ha già cappello, quindi è meglio, facciamo hire. Poi il monaco pazzo, e questo qua non costa un tubo, lo utilizziamo come carne da macello, perfetto. Adesso ne abbiamo 6 tizi. Li possiamo disporre come meglio crediamo. Vediamo un attimo chi ci siamo andati a prendere. Allora, questo pescatore diciamo che è abbastanza medio, può fare qualsiasi cosa. Lui è meglio che sta dietro perché potenzialmente potrebbe diventare un buon arciere. È coraggioso, quindi ha più risolutezza, molto bene. E più è devoto. No, non è un monaco, che dà delle cose particolari. Quest'altro invece sembra che abbia più melee. Allora, facciamo così, mettiamo dietro lui. E anche lui dietro, quindi combattiamo così, spostiamoci tutti di uno in là, perfetto. Come vedete qua ci sono anche le riserve. Le riserve possiamo metterci i tizi e guariscono più velocemente. Vedete qua 2 giorni per guarire, qua sempre 2 giorni perché evidentemente la ferita non è così grave, però ecco, questo è quello che cambia. Allora, innanzitutto a lui, che ora non ha nulla, iniziamo a dargli subito una lancia. Adesso manca tutto. Allora io voglio dare di sicuro a mi servirebbe, magari facciamo così, anzi. Facciamo così, questa qua è un'arma che aumenta la fatica e riduce il movimento. Vediamo un attimo come possiamo utilizzarla. Comunque è un offender, la posso mettere di qua? No. Quindi sostanzialmente lui non ha uno scudo in questo momento. Va bene. Allora, possiamo comprarci appunto degli scudi. Ecco, scusate, una cosa importante che devo farvi vedere sono i perks. Allora, quando selezionate uno di questi comunque e sale di livello, oltre a dare più potenza qui, come vedremo forse non in questo video di sicuro, ci sono i perks, che sono tipo i talenti, le abilità. Potete darne qualsiasi tipo di talento volete. Ogni volta che ne mettete uno, sbloccate il livello superiore. Potete metterne tipo anche 10 qua e in quel modo potete andare a mettere l'ultimo senza passare in quelli in mezzo, visto? E ognuna di queste ha cose particolari, quindi potete personalizzare molto i vostri personaggi. Comunque, compriamoci un po' di cose. No, qua no. Vorrei prendere questa. Ah, ok, si trascina di qua per comprare. Poi, qua ci sono solo 2 scudi, io li compro entrambi. Wow, possiamo già far diventare il monaco il nostro frattacco arciere, fantastico. Poi vediamo un po' come sono messo da questo punto di vista, non malissimo. Mi compro quasi quasi. No, il grano comunque costa meno, quindi pigliamoci altro grano. I tools qua costano un macello. Munizione ne ho 78, dovrei essere a posto. Allora, qua ho una forca che magari possiamo dare a qualcuno dietro. Mace. Questo e magari una mazza, voglio proprio vedere com'è. Ok, abbiamo già speso un sacco, quindi adesso andiamo a utilizzare questi e vestiamo i nostri tizi. Allora, iniziamo da Fratak. Gli diamo questo, così è protetto, ma non gli riduce l'attacco, cioè la visione che è di 7. Poi gli diamo un posto per tenere le frecce, l'arco che ha 2 mani. Quindi lui è a posto così e gli diamo la possibilità di curare gli altri, tanto starà dietro e lo può fare tranquillamente. Lui purtroppo non ha nulla che gli copre la testa, quindi ce ne faremo una ragione, anzi magari facciamo che Fratak per ora dà le cose prioritarie, possiamo fare così, no, dobbiamo rimetterla qui, andiamo di qua, facciamo così, quindi vestiamo più il nostro amico che è un companion ed è un pochino più forte, è loyal, ha più melee defense, quindi non è affatto male. Poi io metterei la corteccia qua dietro, gli diamo uno scudo anche lui e magari la mazza, perché voglio che sia cazzuto. Chi è che manca lo scudo? A questo manca lo scudo. Poi, seguito questo, è 2 mani, quindi non lo possiamo utilizzare. Va bene così, direi.
però preferisco quasi quasi dargli lascia a lui piuttosto che la mannaia. Questi ora ovviamente li possiamo vendere o dare come seconda arma. Per esempio, lui se agisce da dietro, potremmo dargli. Lui non ha molta forza di melee, lui sì, quindi possiamo dare questo in maniera tale che può colpire da dietro con un'arma lunga. Mentre per quanto riguarda gli altri, ora purtroppo sono tutti abbastanza scoperti. A lui magari possiamo dare la mannaia se gli si rompe l'ascia. E stesso discorso possiamo fare qua e dargli questo, anche se penso che la cosa migliore sia francamente vendere queste due cose. Quindi torniamo al mercato e vendiamo questi. Ci facciamo poco, ma guardate. Questo qua comunque faceva un bel po' di danno e forse non è una così buona idea venderlo. Vediamo se. Ah, ogni volta che fate così. Ok, adesso ovviamente questa qua è una partita di prova. Cioè, se fate così, dite: ah no, ho sbagliato, ragazzi, lo pagate. Quindi fate attenzione a non fare quello che sto facendo ora. Perfetto, non c'è molto altro che possiamo comprare, francamente. Compriamo magari qualcuna di queste. Questa qua la vendo per la volta definitiva. Perfetto. Lì. Adesso andiamo a farci un bel giro per attaccare il nostro tizio. Allora, dobbiamo andare qua e poi attaccare quello lì. Quindi ci si muove da questa parte. Beh. Ok, la camera la voglio sempre centrata. Perché non posso muovermi? Era incastrato dentro lì. Ah, passa nel mare? Questo non me l'aspettavo. Vedete che ci sono tutti i terreni diversi, quindi qua magari ci mettiamo più tempo. Ecco, viaggiare di notte è pericoloso. Dovete considerare tutte queste cose. Questo è un villaggio molto più grande. Lungo la strada, ok. Ci sono delle conversazioni, dobbiamo tenerci in mente questa cosa che ci è stata detta. Magari lui dice: se mi fai viaggiare ancora di notte, t'ammazzo. Roba di questo tipo, comunque. Ok, siamo entrati qua dentro. Dobbiamo aspettare probabilmente che arrivi il giorno. No, posso entrarci lo stesso. Ecco qua, vedete che questo paesaggio, paese, è molto più grande. Possiamo prendere una missione, fare un sacco di cose. Ok, allora siamo arrivati qua. Adesso la missione è tornare di qua. Mi sembra un po' strano, però. Visitiamo un attimo il villaggio. Qua c'è una chiesa dove possiamo ricoverare i tizi. Alcuni sono più devoti alla chiesa, altri invece diciamo che nella taverna si trovano meglio. Possiamo farci una bella birra, così siamo tutti contenti. Sono tutti tornati a Good Spirit, perfetto. Magari prima di una battaglia possiamo fare così. Qua c'è molta più gente già di livello altissimo, guardate quanto costano a livello alto. Vedete che però ovviamente sono già vestiti, molto più forti, con molta più esperienza. Quindi tutte cose che attualmente non possiamo assolutamente permetterci. Altre cose su cui possiamo cliccare, questa cos'è? Se, ah, questo è il porto. No, Barber. Possiamo cambiargli la barba! Vabbè, ragazzi. Adesso c'ha pure il pizzetto. Perfetto, torniamo da questa parte. Velocizziamo la questione, magari anche. Ecco una barca. Ora dovete stare attenti perché non so se qua ci sono mostri marini, ma di sicuro possono esserci invasioni di non morti e orchi. Adesso volevo fare questo video non troppo lungo, quindi magari se facciamo il prossimo combattimento. Giusto per, o ci possiamo anche salutare qua, secondo me, tanto il combattimento, ecco, l'avete già visto. Dai, andiamo qua, proviamo a fare questo combattimento, vediamo come va. Magari lo perdo anche, non mi interessa, però quello che volevo fare era presentarvi bene il gioco e credo comunque di aver fatto tutto quello che bisognava fare. Allora, sono di sicuro due e ci sono dei briganti, engage. Perfetto. Ok, sono tre. Questa è la nostra cosa. Allora, tu ti puoi muovere, vediamo un po'. Non li puoi colpire. Quindi sarebbe il caso magari di avanzare. Attenzione che però se avanziamo ci potrebbe colpire lui. E il nostro fratac non è ancora pronto. Allora, sapete cosa bisogna fare in questi casi? Digli non ho finito il turno, ma vai alla fine del turno. E anche l'altro, vai alla fine del turno. Ti muoviamo dopo. Ok, loro sono di più di quelli che pensavamo. Ecco, qua vedete il campo di battaglia, ci sono delle alture dove ovviamente si hanno grossi vantaggi nel combattere, però è una zona abbastanza piana questa. Ora tocca a noi. Allora, io avanzerei magari. Vediamo chi tocca dopo. Dopo tocca a questo tirare, poi tocca a tutti e tre di noi dopo che lui tira. Quindi mi sposterei in zona. Quindi facciamo 1,
1, 2, 3 e 4. Anzi, no, facciamo qui. Ecco, quello che vedete in rosso è la zona di controllo. Significa che se entrate in quella zona lì non potete uscire, se no, cioè potete uscirne, ma subirete un attacco. Per ora fai wait fine turno, cioè non finire il turno adesso. Ci ha sparato e non ci ha preso bene. Adesso questi tre li portiamo tutti e tre qui. Cerchiamo di attaccare immediatamente Odgar, che è quello che era scappato l'altra volta. Quindi vieni qua. Ok. Ora tocca a lui, ma non può fare nulla. Quindi direi che in questo momento facciamo così, vediamo cosa succede verso la fine del turno. Tocca a lui e lo mettiamo qui. Perché? Perché l'arciere non dovrebbe poterlo colpire, lui è lo scudo. Anche tu non puoi colpire purtroppo perché siamo abbastanza lontani per adesso. E tocca a lui. Lo metto qua. Perfetto. Ecco qua ci hanno fatto saltare direttamente la copertura sulla testa ed è già un pochino messo male. Ma ora cerchiamo di tranquillizzarlo. Allora, innanzitutto io mi sposterei qui. Così posso colpire direttamente da dietro le linee. E tu hai finito il turno. Tu non credo che tu possa colpire questi senza far danno a quelli davanti. No, questo qua sì, 51% di possibilità. Proviamoci lo stesso, è andata male. Prossimo turno lo avviciniamo. Ricarica. Ok, tocca a noi. Questo lo facciamo spostare qui. Adesso lui è messo male. Siamo un pochino in una situazione circondata, diciamo. Fine turno, anche te non puoi fare niente, tocca a lui. Non mi ha fatto nulla per fortuna. Ok, allora non so se posso curare quello, ma voglio di sicuro fare o un quick shot o un colpo ben mirato. Possiamo farlo su di lui, 28% di possibilità, o se no questo che ci costa solo 2, 16, non è tantissimo. Io farei così, proviamo a colpire questo, se va male colpiamo quello prima. Grande. Ok, adesso vediamo se possiamo colpire lui direttamente. 56% di possibilità. Gli abbiamo fatto un buon danno all'armatura. Colpisce ancora. Bene, l'armatura è già praticamente a metà. Allora, Bash dovrebbe stunnarlo, tipo. Knockout. Gli dovrebbe fare sia danno che danno all'armatura. Vediamo un po' quello che fa più danno, io farei. Facciamo questo, Bash. Ha parato. Puoi farlo ancora. Molto bene. Cavolo, allora, ho fatto pure un achievement. Abbiamo perso, credo, il nostro tizio. Pazienza. Tocca a lui. Ok, abbiamo ucciso il suo. Ho fatto un altro achievement, che sarebbe Try the Fire. Comunque vedete che il gioco non è facile. Difficoltà facile, ho perso già il mio personaggio principale. Ora tocca a lui, che spostiamo in questo punto, così l'arciere non può scappare, ragazzi. Ah, non posso andare avanti però. Tu ti sposti più avanti possibile. Così prossimo turno possiamo attaccare. Aia. Mi stai prendendo un po' perché ovviamente mi sono mosso in maniera molto avventata per farvi vedere più cose possibili. Allora, se colpiamo questo, è andata male. Riprovaci. Bene. Mirando quello dietro ho sbagliato, ma cioè ho sbagliato. Ha fatto miss, ma avevo beccato quello davanti. Allora, io punterei sull'arciere, molto bene, che è messo male ora. Tocca ancora a me, ricarica. Ora, tu ti puoi muovere qua, così l'arciere non può scappare. Facciamo un bottino pieno. Quasi ucciso l'arciere. Proviamo l'altra mossa, magari funziona meglio. Una bella bastonata sui denti. Anche lui ci ha tirato una bastonata. Vedete che ha tolto l'arco, ha preso l'ascia, cioè la mazza. Ok, tocca a lui che si sposta qua. Cerchiamo di eliminare l'arciere, che adesso fa una brutta, brutta, brutta fine. Perché non posso attaccarlo? Ok. Ha perso addirittura la testa, fantastico. Vediamo se siamo sfortunati e becchiamo il nostro. Non abbiamo beccato nessuno. Ricarica. Tocca al lanciere che fa un passo e attacca. Molto bene. Tocca ancora lui. Fine turno perché non puoi fare più niente comunque. Allora tu ti sposti qua.
qua, perché tanto lui non può muoversi. E attacchi. Se sei proprio storto, da un centimetro di distanza perdi. E fine turno, dai che finiamo questa battaglia perlomeno. Tu ti sposti qua. Adesso lui ovviamente è circondato e non è messo molto bene. Fine turno anche per te. Ha fatto un attacco rotante, quindi chi ha l'ascia è pericoloso circondarlo, perché può fare un attacco rotante, ma vedete che ottimo, l'abbiamo stunnata, vedete che ha le stelline in testa, l'abbiamo infilzato per bene. Vediamo se riesce a fare un bottino pieno, quasi. Mentre il prossimo che attacca lo ammazza. No, perché è riuscito a mancarlo. Fine. Riprovaci ancora, amico. 37%, non ce la facciamo proprio. Spostati qua, attacca. Ok, ce l'abbiamo fatta. Purtroppo abbiamo perso il nostro Knight uccisore di cavalieri, ma è andata così. Loot, ci possiamo prendere tutto quanto, ovviamente. Fine. Adesso l'idea è tornare indietro. Vabbè, purtroppo abbiamo perso qualcuno, pazienza. Tornare indietro, prenderci il bottino che ci devono, 400 corone, e così andare avanti nel gioco, ragazzi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente se dovrò portare una serie, magari mi alleno un pochino. Giocheremo in una difficoltà easier, questo è certo. E secondo me è un gioco interessante. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.